Scalfarotto a Brindisi per sostenere la sua candidatura, e tra l'altro una candidatura piuttosto che sta facendo parlare tutta Italia, perché è in contrapposizione a quella di Emiliano, che rompe un po' il fronte del centro-sinistra. In questi giorni ci sono state polemiche proprio con Emiliano, che ha definito voi fondamentalmente amici delle lobby. Lei ha già risposto, ma se può ripetere il concetto, perché non lo siete? Tra l'altro siamo in una delle lobby del carbone, siamo in una città che ha vissuto un periodo difficile con il carbone. Ecco, anche in questo, che futuro vede per Brindisi come modello di sviluppo, comunque per la Puglia? Io non sono in contrapposizione con nessuno, io cerco di rappresentare le mie idee, che in assenza di una nostra candidatura, in assenza di Italia Viva, Azione, Più Europa, Volt, diciamo il fronte europeista, il fronte diciamo così pragmatico, non populista, non assistenzialista, sarebbe stato assente da queste elezioni. Ci saremmo trovati praticamente tre candidati che rappresentano tre sfumature di populismo: il sovranismo di Fitto, Salvini e Meloni, la decrescita del Movimento 5 Stelle, che poi tra l'altro in Puglia è rappresentata dalla frangia di Barbara Lezzi, di Battista, quindi diciamo la frangia più estrema, e poi un diciamo centrosinistra, cosiddetto centrosinistra, rappresentato da Michele Emiliano, che secondo me di sinistra non ha niente. Uno che nelle sue liste ha dei candidati di Casa Pound capisce che se non siamo neanche d'accordo sull'antifascismo, definirsi di sinistra è molto complicato. Quindi noi siamo qui per rappresentare un pezzo di politica pugliese che non c'era. Non siamo a disposizione di nessuna lobby, come ha detto il presidente Emiliano, che tra l'altro sta cercando di distrarre l'attenzione dei pugliesi da un governo che è stato negativo, diciamoci la verità. Ci sono altri presidenti di regione che hanno il vento in poppa, che si sa già che saranno rieletti, perché probabilmente gli abitanti delle loro regioni pensano che abbiano governato bene. Emiliano, se è così in difficoltà, certamente non può pensare di perdere per Scalfarotto. Se i pugliesi non lo votano perché non ha governato abbastanza bene. Anche se nei sondaggi di Fitto e Emiliano sono divisi proprio da quell'1,5-2%, no, è una battuta, no, ovviamente. No, ma sui sondaggi, diciamo questo, ricordiamo sempre che se fosse per i sondaggi Hillary Clinton sarebbe il presidente degli Stati Uniti, e non lo è. Quel sondaggio che ci dava l'1,6%, che è esattamente quello che manca tra Emiliano e Fitto, era un sondaggio francamente ridicolo, nel senso che questa mattina il Sole 24 Ore ci dà al 4,7%, che è il triplo di 1,6, quindi vuol dire che o questi sondaggi sono carta straccia o uno dei due diceva qualcosa di strano, mettiamola così. Ecco, a proposito del modello di sviluppo di questo territorio e della Puglia, questo è un territorio portuale, una città portuale, industriale, che cosa voi siete, diciamo, rispetto magari a Emiliano, con l'approccio che ha avuto sulla TAP e sul resto, più industrialisti, se così possiamo dire, più sviluppisti? Che sviluppo vedete per questa città e comunque questa provincia? Ma noi pensiamo che l'economia debba crescere fondamentalmente, perché con l'economia viene prosperità e vengono posti di lavoro. Però noi abbiamo la grande occasione di vivere in un secolo in cui la tecnologia ci sta consentendo di fare dei passi in avanti e di pensare a un'economia che sia circolare, sostenibile, che produca meno rifiuti, meno impatto sull'ambiente. Ora, evidentemente, uno dei passaggi è ovviamente lasciare il carbone per quanto riguarda le fonti fossili e anche per quanto possibile il petrolio, e muoversi verso fonti fossili meno inquinanti, perché ricordiamo che noi come fonti rinnovabili facciamo il 40% del nostro fabbisogno di energia, che è già tanto, ma con il 40% di energia dovremmo spegnere le luci di questa sala immediatamente. Quindi il gas evidentemente è una buona soluzione, una soluzione sulla quale bisogna lavorare. Si lavora verso l'idrogeno, anche per Ilva per esempio, ma ci vorranno probabilmente ancora degli anni. Quindi quello che noi dobbiamo fare è cercare di avere un'economia che tenga insieme rispetto dell'ambiente, la salute delle persone, ma anche la crescita del paese. Il gas è una buona soluzione, ma c'è qualcuno che ha combattuto moltissimo contro il gas, contro TAP per esempio. Ecco, noi cerchiamo di pensare a un modello di sviluppo che sia il più possibile sostenibile, rispettoso dell'ambiente, perché pensiamo che in questo secolo, nel XXI secolo, questa sia la strada di un'economia che funziona. Va bene per l'ambiente, va bene anche per l'economia. Sappiamo che entro il 2050 dovremo avere emissioni zero, lavoriamo in quella direzione, ma nel frattempo l'economia e il paese devono andare avanti, devono comunque continuare a crescere. Un'ultimissima battuta: lei è riuscito a mettere assieme Calenda e Renzi, con i quali farete un convegno a Bari, un comizio più che altro. Sì. Sente un po' la responsabilità di questo, e anche a livello di risultato qual è quindi l'obiettivo che vi proponete? Io sono molto contento di avere una
piccola coalizione, che non è una coalizione minestrone di 15 liste dove dentro ci sono i neoborbonici, appunto Casa Pound, la Falce e Martello. I partiti che mi sostengono sono tutti partiti, come dicevo, europeisti, diversi tra di loro, ma che condividono un sistema di valori molto netto, molto chiaro. Io spero che l'apprezzamento dei pugliesi rappresenti anche un incoraggiamento, diciamo, per le leadership di questi partiti per continuare a collaborare. Fondamentalmente, ripeto, ci sono delle differenze, ma ci sono anche tanti punti in comune, per cui aumentare la collaborazione, il dialogo tra queste forze politiche, Trazione, Italia Viva, più Europa, Volt, il Partito Liberale, Ali, eccetera, io penso che sia un buon passo avanti verso anche una semplificazione del nostro quadro politico.